ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Siamo a Capodirigo, frazione di Acquasanta Terme, anche questa zona colpita dal sisma del 2016, una frazione che si sta spopolando, ma c'è qualcuno che torna almeno in estate come Tonino. In quanti siete rimasti? Poca gente, perché le case sono terremotate, però prima le ricostruisca e prima ce le torniamo tutti. Questo è il vostro desiderio? Questo è il nostro desiderio. Lei dove era la notte del 24 agosto del 2016? Era a Matrice, a casa di mia moglie, con mio figlio. Quindi purtroppo ha sentito bene le scosse. Però siccome la casa suocera l'aveva rifatta nuova, non è successo niente. Quindi invece quella del 2 ottobre stavo qua. Quella l'ho sentita veramente, che mi ha fatto paura. Il signor Tonino ci ha fatto strada tra ciò che resta di quel piccolo paesino nell'Ascolano, arroccato su uno sperone di roccia, ricostruito tra l'altro dopo un gravissimo terremoto che aveva causato una grossa frana. A 7 anni dall'ultimo forte sisma del 2016 siamo andati a vedere la situazione. Ora siamo in tour in questo paese ormai deserto. Qui cosa c'era? C'era generi alimentari e tabaccheria e osteria, pure l'osteria c'era, quindi ci ritornavamo a fare carte, a giocare a carte, la sera. Quella era la vita dei paesi, non c'era nessuno, non c'era niente. A Capodirigo le case esternamente non sembrano danneggiate, ma in realtà all'interno sono tutte inagibili, tranne una, mentre la ricostruzione è partita solo per un paio di abitazioni. Tornare qui com'è? Quali sono i ricordi di quella notte? Ma guarda, ogni giorno che ci penso è sempre peggio, perché tutto tremava, la gente che era nel panico. Adesso vedere questo paese disabitato, non c'è più nessuno, si è riempito di animali selvatici. E la gente viene, fa la visita del dottore, mezz'ora e poi va via, perché non c'è, le case sono pericolante. Devono aggiustare le case, non le possono aggiustare perché il paese non è stato messo in sicurezza. Allora noi prendiamo un esempio, qua è crollato il campanile di questa chiesa, qui di fronte non può aggiustare perché non hanno messo in sicurezza il paese, il comune di Acquasanta non ha messo in sicurezza il paese ed è pericoloso anche camminare all'interno del paese, proprio siamo all'abbandono di tutto. Possa durare sta storia, io mi auguro di no, perché dispiace. Noi che più anziani, che abbiamo investito dei soldi per ristrutturare la casa, per far migliorare la casa, a vedere tutto questo scempio, il cuore piange.